Buongiorno, stamattina abbandoniamo il bivacco e andiamo verso Alula. Anche i nostri amici Aldo e Vera si stanno muovendo. Anche loro sono una bella coppia che gira il mondo, seguiteli, Alvedo Expedition. Buon anno! Buon anno a tutti! Ciao, ciao ragazzi! Io non c'entro con loro, No, ci prendiamo con noi! Quando mai? Ora, no! Proviamo con questa Jeep da ben 7 anni. Perché in 3 sarebbe un problema. No, sì. Non è per neanche... Finalmente ci siamo messi in marcia, abbiamo fatto pochi metri, siamo fermi qui all'interno del bivacco della Dakar per fare il rifornimento idrico, ma davanti a noi è capitato il Mobile Hotel. E chissà quanta acqua carica, chissà quanto tocca aspettare. Chissà se ci tocca l'acqua. C'è per tutti. Allora, dove stiamo andando? Stiamo tornando ad Alula. E perché? Perché i nostri amici non l'hanno vista, quindi vanno a fare l'escursione della piccola pietra, o la pietra d'Arabia. E noi faremo un giretto per la città domani e poi, perché da lì seguiremo la Dakar, scendendo verso sud. La strada è veramente bella paesaggisticamente, sono dune e laggiù in fondo le montagne. Un continuo sali e scendi, bella, amo, ti diverti. Guarda che passo di montagna! Era tanto che non guidavi con qualche curva, Sì, più che curva salite, qui hanno poco fantasia nel disegnare le traiettorie, Perché fanno queste salite ripide per non fare due curve in più. Sale tanto, Ma che salitona! Dai Big, forza! Sta cominciando a piovere. Speriamo che termina. E qua ti ricordi? Ci siamo passati, c'è attenzione ai vadi e all'acqua alta, Amò, moriremo tutti. Speriamo che rimane così la situazione. Qua sta diluviando. Buongiorno, ieri sera siamo arrivati tardi e stanchi e al buio, infatti non abbiamo fatto la chiusura della giornata. No vabbè, abbiamo fatto la strada molto bella, poi quando è diventata buia non abbiamo nemmeno ripreso perché ormai non si vedevano più nemmeno i panorami. No, e poi tocca tenere gli occhi ben incollati sulla strada perché sì. I maledetti i dossi compaiono all'improvviso non segnalati e al buio e questi ti fanno i danni. Stamattina ci siamo alzati con calma e come prima commissione siamo venuti a cambiare le bombole del gas. Guardate che bel deposito. Ora faccio il cambio, poi andiamo a fare una mini spesa e poi a spasso per Alula Vecchia. Sì.
poi vediamo se ci organizziamo per rivedere un po' di Dakar che stasera arriva qua. Esatto, o la intercettiamo stasera o domani. O domani quando ripartono. Sono pesanti. Allora, questa è la prima ricarica di bombole che facciamo, perché l'altra volta l'avevamo acquistata. Due bombole, ho speso 41 SAR. L'equivalente di 10 euro, poco più di 10 euro. Buono. Molto buono. Ale, si attaccano molto velocemente. Cambio effettuato. Ne ho ancora un po' di quella italiana che mo finisco e poi l'abbandono al prossimo deposito di bombole. Un'altra ne ho caricata sul bagagliaio perché la tengo di scorta. Questo finché non torno in una zona dove trovo il rifornimento del bombone GPL. E la prima zona utile penso che sia l'Iraq, perché lì i taxi vanno tutti a GPL. Siamo arrivati alla sosta per andare a visitare Alula Vecchia insieme agli amici. Noi l'avevamo già vista, ma accompagniamo loro. Quando sono sceso dal mezzo mi sono accorto di questo. Praticamente una sassata mi ha rotto il faro. Dopo i 5 minuti di imprecazione, stavolta anche bilingue, fa parte anche questo del viaggio. Non incominciamo benissimo l'anno nuovo, però pazienza. La fortuna che di questo mezzo sono tutti pezzi commerciali. Questo faro è dell'Alfa Romeo GTV, quindi non ha neanche un costo esagerato, sarà intorno ai 100 euro. Però quello che rompe, che ancora siamo a metà viaggio, il faro mi serve, e che smonta e rimonta, cioè tutto tempo. Tra un angolino e l'altro di Aulla ci dondoliamo, ci riposiamo. Tanto qui non c'è niente da fare, solo relax. Che pivella. Ciao. Com'è lì? Ti piace passeggiare per Aulla? Sì, molto, è rilassante, c'è un silenzio. Guardate in mezzo all'oasi, che ortini precisi che fanno.
alla fine passeggiare fra la città vecchia di Alula e l'Oasi è piacevole, è rilassante, anche se è molto commerciale, specialmente questa parte piena di negozi di souvenir e ristoranti, però lo spettacolo che c'è qui intorno, bellissimo. Ed ora accompagniamo i nostri amici all'Elephant Rock. Noi ci torniamo volentieri per l'ennesima volta, perché anche lì è un posto che ci piace. Eccoci giunti all'Elephant Rock. Questa sera ci siamo arrampicati, l'abbiamo visto da un'altra prospettiva. E comunque questo pezzo di deserto è molto, ma molto bello. Big, vedete, parcheggiato laggiù in fondo. Ora andiamo dentro al sito a vedere il gioco di luci e a prenderci un caffè. E anche per oggi un'altra giornata in Arabia è stata archiviata. Sì. Per rumore che sentite sono gli arabi che si divertono a sgommare nel deserto, guardate. Buongiorno, stiamo venendo via da Alula, abbiamo salutato momentaneamente i nostri amici che si fermano a Alula per la mattina perché hanno l'escursione che noi abbiamo già fatto e ci incamminiamo verso Ail. Ma durante il tragitto verso Ail dovremmo intercettare un passaggio della Dakar. E quindi se combaciano gli orari ci fermiamo a vedere un pezzino. Che dici? Certo amore, certo, vediamo qualche salto forse. Per la cronaca, due dei nostri piloti italiani sono fuori gioco per una caduta molto rovinosa. E quindi siamo un po' tristi perché tra gli altri l'avevamo conosciuti, erano simpaticissimi. Tommaso, ti facciamo i nostri auguri di una pronta guarigione, dai, ritorna in sella, che il prossimo anno andrà meglio. Oggi facciamo una nuova strada, la numero 70 che conduce fino a Ail. Il tempo purtroppo non è dei migliori, ma il paesaggio è veramente fantastico. Your voice, the heaven of our kiss, the wonder of our choice. So breathe. Alla partenza sono con i loro meccanici. Sono italiani, eh? Rally Art, forza! Il tempo si fa sempre più brutto. Ci aspetteranno nuvole di pioggia o tempeste di sabbia? Allora, tappa bagnata, tappa infangata, tappa ventosa, tappa insabbiata, non lo so, vedremo. Ma l'orizzonte non promette niente di buono, vedremo. Abbiamo intercettato la Dakar su un'intersezione con la strada principale e andiamo a vedere passare qualche moto e macchina. È freddissimo ragazzi, tira un vento pazzesco. Thank you.
abbandoniamo il campo gara perché diluvia, vai! Apri, apri! Piove tantissimo! Ma avete mai visto la pioggia nel deserto? Che altro, tira talmente forte il vento che le gocce, non c'è bisogno neanche del tergicristallo, vanno da destra a sinistra da sole. Bacci, com'è oggi? Dura, oggi è dura, stiamo viaggiando tutti inclinati a forza di vento, infatti sto sforzando il braccio sinistro. Da quanto il meteo è brutto, hanno interrotto anche la Dakar per le motociclette. E quindi, come vedete, se ne stanno tornando tutti al bivacco. La situazione sta peggiorando, guardate che tempo. E noi, da quanto fa freddo, abbiamo attaccato i sedili riscaldabili. È vero che siamo a 1100 metri, ma siamo in pieno deserto. La situazione è sempre in peggioramento. Non si vede più niente all'orizzonte. Ci sono lampi e ecco le macchine della Dakar che rientrano in strada per arrivare al campo. E loro vanno come se niente fosse? Ah sì. Guardate il Badi come è pieno, ma il paesaggio è fantastico, Ale. Mi immagino con il sole. Stavolta non ce lo siamo voluti. Ah, comunque anche con la pioggia ha il suo fascino. La situazione da Hill è abbastanza tragica. Le strade sono allagate, guardate di là, noi dobbiamo fare inversione. È quello che ci tocca. E quindi quello è quello che ci tocca, oddio. A sinistra. Lo vedete, ragazzi? È allagatissimo, ci sarà 10 centimetri d'acqua. Sì, di più? Ebbene, considera che tra 400 metri si vedono più i dossi. Non si vede la strada, qui c'è qualcosa. Ma le macchine davanti a me sono andate lisce. È giunta la sera, qui ancora diluvia, ci siamo rifugiati in un parcheggio asfaltato perché qui tutto quello che era di terra battuta è diventato un lago melmoso fra la moschea e un ipermercato. Non sarà la migliore delle situazioni, però è la più sicura per uscirne vivi domattina, perché sentite ancora come piove. E nel frattempo Eli cucina qualcosa di caldo questa sera. Che c'è? Stasera pasta e fagioli. Come se fossimo in inverno, vero? Sì, ma sono 8 gradi, ragazzi. 8 gradi? Eh già. Ecco perché ho fatto pasta e fagioli. Eh sì. Ma i cubettini di pancetta me ce li hai messi? Sì. Per questa notte ha messo piogge intense, quindi se ne usciamo vivi ci vediamo domattina. Buongiorno da Hill. Il tempo sembra essersi rimesso. Guardate che bella la moschea oggi con la luce del sole. Quindi noi ci avventuriamo in direzione Riyadh, sono 600 km, è un tappone oggi, ma prima di partire aggiusto il fanale. Ieri ci avevo messo un pezzo di nastro per evitare che entrasse l'acqua dal buco, ma essendo grigio non è bello e non è funzionale, quindi ho comprato del nastro trasparente e gli farò un cerottino. Per adesso la soluzione è questa, poi a casa lo sistemiamo. E questa è la riparazione finale.
Perfetto. Ci siamo rimessi in viaggio. Come sempre la strada è super larga, super piatta, super vuota. E al Bacci oggi però toccano ben 6 ore di guida. Ma forse anche più, perché i chilometri sono 600. Perché dobbiamo arrivare verso Riyadh, vogliamo andare a vedere il Festival dei Cammelli, vediamo se ce la facciamo e cosa ci riserva il meteo, che qui è pazzerello. Si parte col sole, si potrebbe arrivare con l'ombrello. You've been down this road for far too long. Mi sa che ci aspetta un'altra burrasca. E anche oggi ci tocca acqua. Guardate che nero all'orizzonte. Ma questa strada è lunghissima. La vedi, finisce laggiù. Oltre al maltempo che ci rallenta, ci si mette anche la fila al distributore. È già più di mezz'ora che siamo in fila? Beh, sì. E ancora mancano 4-5 camion davanti a noi. Si tribola anche per fare un pieno. Questa è la fila che bisogna fare per venire a fare il rifornimento. Guardate il bigio come si è ridotto, fa sabbia ed acqua. La fila mostro meglio, la fila che non si vede dove finisce, laggiù. Bisogna per forza lavarla, non ne può più. Il problema è dato anche dalla lentezza delle loro pompe di carburante. Pure la sabbia nella strada, amore. Anche vicino. Che Wadi? Sì, hai visto quanta acqua viene fuori dal deserto? Eh già, era impressionante. C'aveva una forza incredibile, una corrente. Ecco perché dicono tutti che sono molto, ma molto pericolosi. Guarda che raggio di sole laggiù. Passiamo un Wadi e mi sa che un camion non è passato. Forse il Wadi era un po' più grosso e l'ha portato via. O non ha visto la fine della strada, questi sono i risultati. Immagino quando era in piena forza. Secondo me ieri ci saremmo arrivati, infatti. Eh già, diluviava. Ma guardate che paesaggio lunare, lunare. Sembra di essere in un altro mondo. Yes, yes, yes. You are from? Italy. Allora, siamo arrivati al festival, ma piove. E andiamo a mangiare un boccone dentro. Ellie si intrattiene con un locale, ma piove, la lascio alla discussione, io me ne vado. Vediamo che abbiamo trovato. Ristorantino tipico. Io pollette la conca di riso. Pollette la conca di riso, il piatto tipico. Guardate che belle porzioncini, famiglia. E lì com'è? Per vedere. E come sempre, pollo e riso, riso e pollo, e a mangiare a sedere per Come sempre abbiamo spolverato tutto. È giunto il momento dei saluti. Loro domani hanno l'aereo. Ciao. E quindi
Ciao! Ci siamo ripromessi di tornare con il tempo migliore perché ci piaceva vedere una gara dei cammelli. E adesso lo lasciamo in direzione Riyadh. Ma è un arrivederci, non è un addio. È enorme, una massa d'acqua impressionante che viene giù con una forza incredibile. Qua non dà accenno di smettere di piovere e domani hanno messo ancora peggio. Affogheremo? No, finché in vetro recita come le barche galleggia. Eccoci arrivati nel caos di Riyadh. È già caotica di giorno, con l'aggravante del buio ancora più difficile. Questo è il traffico di Riyadh. Alla vigilia della festa, perché domani, che è venerdì, per loro è festa. E io penso che qui sia incasinato così tutti i giorni. Oh. Domani lo vedremo. Buongiorno da Riyadh. Ieri sera ci eravamo lasciati che eravamo immersi nel traffico. Siamo arrivati a buio, abbiamo trovato riparo per la sosta notturna in questo piazzale grande asfaltato in una zona residenziale. Ieri sera, appena arrivati, subito gli abitanti si sono offerti se avevamo bisogno qualcosa, abbiamo fatto subito conoscenza, follower subito su YouTube, insomma, come sempre l'accoglienza alla grande. Infatti oggi ci sono venuti a bussare per sapere se avevamo bisogno di cibo, quindi gli ho fatto vedere che stavo cucinando, era tutto a posto. E poi ci hanno voluto portare il caffè arabo, le tazzine sono rimaste a bordo dicendo che sono omaggio, è un regalo per noi, perché loro hanno un concetto strano, cioè del camper, non si immaginano che abbiamo acqua, abbiamo cibo, che siamo autonomi. Loro ci vedono come un po' accampati. Invece una volta che apro la porta e gli faccio vedere quello che c'è dentro, gli spiego che è uguale a casa loro, si tranquillizzano, però l'ospitalità e la gentilezza di questi arabi non ti finisce mai di stupire. Beh, banda alle ciance, adesso cosa facciamo? Ripartiamo, riandiamo nuovamente al Festival dei Cammelli, perché mentre eravamo qui ci è arrivato un messaggio da parte del Media Center del festival che ci invitava a tornare per domani, che è previsto bel tempo, per assistere alla gara dei cammelli e al beauty contest, la gara di bellezza. Quindi faremo dei filmati appositi per il Festival dei Cammelli. Ci tengono molto che youtuber, queste persone che vanno in visita, mostrano al resto del mondo cosa avviene nel loro paese. Noi abbiamo accettato l'invito volentieri, quindi oggi mi rifaccio altri 160 km in direzione del festival. Fortuna che il gasolio costa poco. Vai, andiamo, sennò arriviamo a buio anche stasera. Ci vediamo. Ah, non vi ho detto che la gara dei cammelli è domattina alle 7, quindi ci tocca anche una levataccia. Ecco perché ci abbiamo oggi all'ora di pranzo verso il festival. Come vedete le condizioni anche oggi sono difficilissime. Ci avventuriamo, Eli? Ci avventuriamo!
I guadi. Tra 200 metri. Alla rotonda, prendi la quarta uscita. While you were chasing everything else but me, I'm starting to break out from your grave. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. Rieccoci al King Abdulaziz Camel Festival. Siamo per la seconda volta entrati, vediamo che sia l'ultima. Cause the future is now.